Sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle, anche in italiano. Voi sapete che, come vedete anche nel servizio sul nostro portale, ieri sono stato nel paese Brivio, ancora su territorio arcidiocesi di Milano, ma confine con diocesi di Bergamo. Allora, sono molto felice che dopo tutta la celebrazione anche hanno partecipato tante persone, possiamo dire nel giorno feriale, lunedì, tutta chiesa piena di persone, ma la celebrazione è durata 3 ore, ma non è uscito nessuno. E l'abbiamo pregato adorando Gesù e tanti hanno conosciuto la figura di Saint Charbel. Anzi, sono molto felice perché ho visto mezzo le persone che qualcuno già conosceva santo e i tanti devoti sono venuti, qualcuno già con immagine di Saint Charbel. Questo mi fa veramente grande gioia e alla fine di sera, prima di proseguire verso Bergamo, mi sono fermato qui e questo servizio certo che voi conoscete, ma per qualcuno ricordo, sono davanti santuario della Madonna del Bosco. È proprio santuario, uno con un messaggio forte. È santuario chiamato tanto San Giovanni XXIII. E infatti davanti santuario c'è una grande statua di bronzo che rappresenta lui. Lui veniva qui. È proprio come diceva San Giovanni XXIII, qui si è maturato la mia vocazione sacerdotale. È proprio lui incoronato la statua della Madonna qui. E questa è una cosa bella, ma la storia, conoscete? Tre pastorelli, c'era qui il bosco intorno, per questo la Madonna del Bosco. E tre pastorelli vedono a un certo momento una signora illuminata, bella, ma quanto si sono spaventati! Ma la Madonna non dice niente? Ma l'hanno capito questi pastorelli che Maria vuole che qui si crea qualche cappella, qualcosa per lei. Ma grazie anche a quel miracolo, e veramente qui si vede la cappella del miracolo, il miracolo quanto anche molto io interpreto nel mio modo sacerdotale quanto quella signora qui lavorando si è appoggiato al suo bambinello neonato e sapete impegnata per lavoro e si gira intorno, non c'è bambino. Il lupo dal bosco è arrivato, portato via suo bambino. Quanto dolore, le lacrime, ma lei non corre nel bosco. Si inginocchia e disse: Maria, tu sei venuta qui, ti prego, aiutami. E dopo il lupo porta il bambino. Infatti, dentro c'è, immagine quanto il lupo ha proprio bambino che sta portando dietro. E quale riflessione qui? Quale riflessione? Per me è una. Questo lupo per me potrebbe rappresentare anche il demonio, che oggi prende tanti figli, tanti bambini, ruba, porta via dalla tua famiglia, da Dio, da tutto sacro, e li porta via in questo mondo. Ma noi dobbiamo pregare, Maria, ti preghiamo in ginocchio, che loro tornano, riportali qui. Perché non è che il lupo l'ha portato bambino rubato, è Maria l'ha portata. Lei ha potere forte. Per questo preghiamo tanto per i figli vostri. Per i figli, adesso in questo momento, voglio pregare per i figli anche di questa sposa, i miei amici, Chiara e Claudio, venite qui vicino. Che alla fine diciamo insieme la preghiera per i figli, per le famiglie, proprio in questo luogo davanti alla cappella, qui c'è la famiglia sacra, giriamoci e chiediamo che tanti, tanti figli
tornano di nuovo davanti al Signore, che aprono il cuore. Ti chiediamo la Madre Celeste. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Maria, Madre del Bosco, la Madonna del Bosco, prega per noi. Sacra Famiglia, prega per noi. Allora adesso questi sposi ricevete la benedizione dopo 9 anni del vostro matrimonio. Ma qui, in questo luogo, oggi, che la Madre Celeste vi benedica, vi custodisca e vi dona la pace e l'amore a quanto siete uniti in questo amore insieme. O Madre Celeste, prendivi sotto suo manto e la accompagna quando un giorno saliranno davanti a te che possano lodare Gesù tutta l'eternità. Donali la salute e la gioia e la pace del cuore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E anche benedizione per tutti voi da questo luogo. I santi sono qui, e San Charbel, San Giovanni Paolo II, San Giovanni XXIII, benedite tutta l'Italia, benedite ogni famiglia, benedite ogni casa di preghiera di San Charbel e di tutti quelli che sono stati per le celebrazioni. Benedite ogni giovane se per caso in internet trovato questo servizio. Devi sapere che Maria disse che sei sua e suo figlio o figlia per sempre. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre lodato.